Buongiorno a tutti da Enjoy Viaticus, continuano i nostri viaggi. Da appassionati di viaggi sappiamo bene quanto sia difficile stilare una graduatoria oggettiva dei posti più belli del mondo. Ognuno ha le sue preferenze, no? Per opinioni, conoscenze, emozioni personali. Però già gli antichi provarono a farlo. Tant'è vero che esistono le sette meraviglie del mondo antico, appunto, scelte dai greci e dai romani. E purtroppo di queste meraviglie soltanto una è arrivata ai giorni nostri, che è la grande piramide o la piramide di Cheope in Egitto. Questa piramide di Cheope oggi è una delle meraviglie, è una, la sola meraviglia onoraria del mondo moderno. Perché? Cosa è successo nel frattempo? Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000 venne lanciato un referendum per scegliere le nuove sette meraviglie rappresentative del mondo moderno. Fu un percorso abbastanza lungo, durò circa 7 anni, e chiaramente diede vita a molte discussioni e polemiche, ma tant'è. Alla fine si è arrivati a una graduatoria e ci sono 7 meraviglie attuali. 3 sono nel continente asiatico, la più vicina a noi è Petra in Giordania, poi c'è la grande muraglia cinese, il Taj Mahal in India, la città di Agra. In Europa l'unica è il Colosseo di Roma. Le altre 3 sono in America, il Cristo Redentore a Rio de Janeiro in Brasile e la montagna del Machu Picchu in Perù. Ne manca una. Eccola. Enjoy Viaticus oggi vi porta a Chichen Itza, nello Yucatan, in Messico. Questo è forse il simbolo più importante di sito archeologico, quello più conosciuto sicuramente, che è la piramide di Kukulkan, nota anche come El Castillo. È stata costruita fra l'11 e il 13 secolo, appartiene alla cultura Maya, ed è un luogo veramente incantevole. Noi di Enjoy Viaticus siamo a vostra disposizione per organizzare questo viaggio. Arrivare qui è abbastanza semplice se si arriva in Messico, perché se è Teotihuacan, come abbiamo visto, è facile da raggiungere da Città del Messico. Il sito di Chichen Itza è abbastanza raggiungibile da Cancun o Playa del Carmen. Noi vi diciamo la nostra esperienza, noi da Playa del Carmen abbiamo raggiunto il sito, si raggiunge in 2 ore e mezza circa. Si può scegliere di venire soltanto qui con un taxi, che ci si mette a cuore sul prezzo, ci aspetta e poi si torna in hotel. Gran parte delle agenzie di viaggio, così come gran parte dei banchetti che organizzano i tour sulla Quinta Avenida a Playa del Carmen, propongono un pacchetto completo che include questo, che è sicuramente il centro del tour, la cosa più rilevante, arricchito però da un bagno nel cenote, sono dei pozzi di acqua sacri per la cultura Maya, e una visita alla vicina città di Valladolid. Chiaramente poi è possibile fare diverse combinazioni. Se contatterete noi sapremo darvi tutte le informazioni e vi daremo tutti i consigli, chiaramente, per creare il vostro viaggio su misura, perché ricordatevi che noi di Enjoy Viaticus siamo qui per far sì che voi scegliate il vostro viaggio, vi guidiamo nelle scelte, vi aiutiamo e organizziamo tutto. Con noi non dovrete preoccuparvi assolutamente di nulla. Ringraziamo anche Ottica Saverino, Occhiali su Misura, con i viaggi su misura, perché ogni cosa va fatta su misura per voi. E vi salutiamo da Chichen Itza.